Cari amici, eccoci qua per un'altra puntata delle Cyber Iene. Introduciamo subito l'argomento di oggi, navigare in internet in sicurezza. Cosa vuol dire navigare in sicurezza? Quali sono i comportamenti corretti da seguire e quelli scorretti da evitare? Vediamo subito l'intervista fatta a Jessica e Chiara, due ragazze e due date della stessa scuola. Un'intervista con sicurezza? E cosa c'entra, scusa? Ah, bene, finalmente si parla del navigare sicuri in internet. Per quanto tempo utilizzi internet in una giornata? Praticamente sempre, sono perennemente online. Alcune ore al giorno, dopo che ho svolto i miei impegni. In che modo proteggi la tua privacy? Ma non proteggo foto, immagini, video, lo possono vedere tutti, non sono cose così tanto private poi alla fine. E quando posto una foto o scrivo qualcosa, solitamente metto l'opzione privacy, così che lo possono vedere solo i miei amici. Mi dici la tua password? Ah, quella non la dimentico mai, nome e cognome, Jessica Bianchi 97. Ma non si dice, è comunque una cosa privata e è una cosa lunghissima che conosco solo io. Ti è mai capitato di accettare l'amicizia online di chi non conosci? Praticamente sempre, che male c'è? Manca poco e arriva a 1000 amici online. E non lo faccio mai, preferisco prima di conoscere una persona e poi aggiungerla ai miei amici. Hai mai incontrato di persona qualcuno che hai conosciuto in chat? Sì, tantissime volte. Ma sì, una volta mi è capitato. E con chi sei andata all'appuntamento? Da sola, o chi dovrei andare col terzo incomodo? Ho chiesto ai miei migliori amici di accompagnarmi. Hai mai assistito o partecipato ad atti di bullismo online? Ma sì, qualche volta mi è capitato, ma solo un semplice gioco, non c'è mica nulla di male. Sì, certo, una volta purtroppo ero io la vittima. Che cosa fai per difenderti dai cyberbulli? Nulla, tanto non c'è niente da fare, sono cose che succedono e basta. E ho risposto dicendo di smettere con le provocazioni, ho segnalato il profilo e ho eliminato la persona. C'è qualcosa che vorresti dire alla tua amica? E che devo dire? Tanto penso che avrà dato le mie stesse risposte, sono così tanto ovvie. E io spero che riguardando l'intervista capirai come ti devi comportare su internet. Ma va. Ci racconti quell'episodio di bullismo successo online? E una volta mi sono iscritta a un social network e le compagne di classe hanno messo una foto su un gruppo prendendomi in giro. E che emozione hai provato? Mi sono sentita tradita da tutti, soprattutto dalle mie amiche che non me l'aspettavo una cosa del genere. Mi sono sentita umiliata, offesa e non sapevo più come reagire a questa cosa. Allora, feriscono di più le offese online o quelle faccia a faccia? E io mi sono stata molto più male per le offese online perché hanno messo una mia foto modificata e purtroppo non riesco neanche più a cancellarla. Che consiglio daresti alle ragazze vittime di cyberbullismo? Gli direi innanzitutto di parlare con i genitori, poi successivamente se è successo a scuola parlare comunque con i professori, quelli più fidati, e poi parlare con la tua migliore amica, quindi quella che ritieni più importante rispetto ad altre persone che ti puoi fidare ciecamente. Come pensi ci si possa difendere dal cyberbullismo? Così come dal bullismo, il modo in cui ci si può difendere è quello di parlare immediatamente ed apertamente con gli adulti di cui si ha più fiducia e appunto, come ho detto prima, di bloccare qualsiasi persona, qualsiasi cosa ci possa mettere a disagio o farci sentire inadeguati.